Sa. Buongiorno! Aspetta, fammi ripetere che la signora mi ha salutato. Salutiamo. Buongiorno, amici di Kikriki. Buongiorno, buona giornata a tutti. Oggi fa freschetto, Nunzio. Più o meno fa freschetto, però ho notato che Nunzio sta ancora con le maniche corte, dovete sapere, amici di Kikriki, e ho visto che c'ha delle braccia, una bella muscolatura, come quando si vedono quegli atleti che fanno nuoto. Sì. Ma a te, secondo me, è la telecamera pesante, che ti ho detto sempre, compratevi una telecamera più piccola, più leggera, una mirrorless. E invece, che questa muscolatura, sembra, ma mica per caso vai in piscina? Io? Sì, vado in piscina. Ah, ecco perché, perché c'ha proprio, vedi, trapezi, deltoidi, bicipiti, i glutei, proprio, quindi vai in piscina, bah, sono con, mi fa piacere. Quindi, donne, è arrivato Nunzio alla piscina. Se volete vedere Nunzio che si esibisce con la rana, il dorso, il delfino, e che fa? E che fai? Cioè, in piscina che fai? Fai la pipì? Cioè, fa la pipì, va in piscina e fa la... E che fa? Acqua circuito? E che sì, spiega che consiste l'acqua circuito, non ho mai sentito. È una disciplina, si fanno degli attrezzi tutti in acqua. Ah, si fanno degli attrezzi? Ah, tapirulani, no. Ah, sì. Cioè, è elettrico, che pigli una scossa e rimane... Non è elettrico. Ah, non sono, perché se nell'acqua è l'elettricità... Un giorno vi dirò, abbiamo perso Nunzio, una scossa elettrica nell'acqua, abbiamo perso Nunzio. Salutiamo Clara che fa il corso. Salutiamo Clara che fa il corso. Ah, fatemi salutare. Maestra Clara, io mi vergogno anche a farmi vedere, c'ho una pancia da gravidanza isterica. No Clara, trattami bene, perché io sono pigro, io dopo mangiato dormo e mi sveglio alle 4 e mezza, alle 5, quindi secondo me questo electric show, come si chiama? Acqua circuit, spanning, non è per me, non è per me. Ah, poi fammi salutare quella Agnese, si chiama quella signora? La signora Maddalena Pignatelli e il marito Gianfranco Murgese. Guarda, una focaccia buonissima, l'ho mangiata, mo è loro la dieta, era una intera, nel tragitto, cioè volevo portare un pezzo a mia figlia, a mia moglie, nel tragitto batteri al tamu, ma so fregato tutta quanta. Mi dispiace per i miei genitori, per mia moglie, però la prossima volta voglio provare quella a terra. Vabbè, cioè non che mi devo sedere a terra. Anche la signora Lella. Perché? Fa rima, proprio di terra, sapete, la signora Lella che ci fa le orecchiette. Cioè noi qua, uno ci fa le focacce, l'altro ci fa le orecchiette. Abbiamo bisogno di uno che ci fa il vino e uno che ci dà un po' di carne e stiamo a posto. Cioè lo stipendio, come lo prendiamo, lo mettiamo in banca, perché ormai non spendiamo più niente. Vabbè, bando alle chiacchiere che oggi ne sono assai. Stamattina ci troviamo sempre ad Altamura. Oggi è una puntata molto seria. Allora, se l'amministrazione comunale... Tu dici, ma te la pigli sempre con l'amministrazione? Con chi me lo devo prendere? Dove sta il bimbo? Ciao bimbo bello! Come ti chiami? Ah, Daniele! Daniele, qui ci troviamo alle mura megalittiche e c'è un bimbo affacciato. Ma tu la vedi la trasmissione? Bravo, l'hai vista oggi? Bravo! Secondo me stai pigli per festa. Oggi come fa a prendere? Oggi è presto ancora, si è già fatta la puna. Ah, si è già fatta. Vabbè, allora, una signora ci ha mandato sempre sul numero di WhatsApp una segnalazione. C'è un signore pure? È un signore. Oh, stavo dicendo, questa è una puntata abbastanza seria, nel senso che i bambini... cioè che sono il futuro della città di Altamura e il futuro di tutte le città, le nuove generazioni, devono essere tutelati, devono essere salvaguardati, massima sicurezza per i bambini. Ma ho l'impressione che alla comune di Altamura, così come al comune di Matera e forse ad altri comuni pure, cioè è una consuetudine, non si ha tanto rispetto e tanta premura e tanta cura per queste nuove generazioni. Perché? Vi spiego il perché. Oggi è proprio una puntata a pennello. Questo signore mi ha detto, vai in via Mura Megalitica e c'è una villetta, e infatti noi ci troviamo in questa villetta in via Mura Megalitica, ci sono tante panchine e c'è anche, come dire, una strada in betomelle, si possono chiamare, sì, le betomelle messe così, wish and blonde, ma che erano dove...
specialmente a primavera, estate, mi diceva questo signore. Tra l'altro questo signore porta il bambino, suo figlio, qui a giocare con la bicicletta oppure col pallone. Sai come sono i bambini a 6-7 anni? Non li puoi fermare, corrono, scorazzano su e giù, saltano, fanno wish and bone e macaron. E qui hanno trovato il peggior ambiente, la peggiore strada per poter fare tutte queste cose che fanno i bambini, tipo correre e andare in bicicletta. Perché, adesso vi faccio vedere, questa betomella, questa pavimentazione che è stata fatta a secco, col passare del tempo, visto che ad Altamura non esiste proprio il termine manutenzione ordinaria, è un optional, no, non è manco un optional, perché se è un optional tu lo paghi a parte, no, non esiste, manco se lo vuoi come optional, manutenzione ordinaria, ad Altamura non esiste. Ad Altamura esiste la manutenzione straordinaria, per, con somma urgenza, perché c'è un pericolo costante. Allora si muovono ad Altamura, anche a Matera, la stessa cosa. Perché? Vedete un po', mi diceva questo signore che l'altro giorno suo figlio è andato al pronto soccorso, perché andando in bicicletta, chiaramente un creatura non è che va a 100 all'ora, bambino di 5-6 anni immagino, andava in bicicletta, chiaramente all'imbrunire, qui luce zero, cioè proprio scarsissima luce, giustamente non ha visto la pavimentazione dissestata, addirittura più che dissestata, qua mancano proprio pezzi di betomella, è caduto, si è fatto male alla gamba, è andato al pronto soccorso e gli hanno messo, sai, quei gessi morbidi, mi hanno detto, quella tipo le docce, perché c'è chiaramente le ossa dei bambini sono elastiche, non c'è stata una frattura, bensì una forte distorsione. Ecco come si presenta la pavimentazione, guarda qua, come si presenta la pavimentazione di questa villetta di via Mura Megali. Qua ci sono tutte cunette e dossi, vedi? Magari forse la telecamera non riesce a dare giustizia, però vedi, ci sono cunette e dossi, vedi? Betomelle sopraelevate, si sono rialzate, quindi non è più a livello. E quindi a questo punto io consiglierei ai genitori, alle mamme, di non portare per il momento i bimbi a giocare sia a piedi, a correre, a giocare a palla con la bicicletta qui, perché è un serio pericolo, cioè veramente che vanno a finire al pronto soccorso, perché fai un po' un'inquadratura, una panoramica, vedi per tutto il percorso ci sono questi dossi. Magari la telecamera non rende. No, la telecamera non rende, però si vede, vedi che c'è il pavimento sopraelevato. Guarda anche qua, vedi? Si vede anche qua, vedi? Che pavimento sopraelevato, vedi? Si vede anche da qua, vedi? Sono 2-3 centimetri sopraelevati e non si può dare la colpa agli alberi, perché le radici degli alberi sono distanti e questi dossi si sono creati anche dove non ci sono assolutamente radici di alberi. Praticamente che cosa è successo? È successo che quando è stato fatto il lavoro, non so, 20 anni fa, da quando risale sta villetta? 20-25 anni fa, più o meno. Oltre non è mai stata fatta la manutenzione ordinaria, sia da questo sindaco, sia dal sindaco precedente, Babbo Curro è stato PIC, i vari, come si chiamano, Clotino, Popolizio, l'altro come si chiamava, che l'altro giorno l'ho detto, Plotino, Popolizio, Stacca, insomma, non hanno mai fatto la manutenzione ordinaria e quindi probabilmente ci sono anche delle pecche in fase di realizzazione e di esecuzione, perché non è stata messa la rete elettrosaldata, non è stato fatto un massetto come Dio comanda. Deve essere fiore all'occhiello. Le mura megalitiche, anche per i turisti. È una cosa, vengono i turisti qua, camminano, magari guardano le mura megalitiche, non si accorgono e boom, e azzoppano de capander. Cioè, non mi sembra molto giusto e corretto. Ma queste fanno parte delle mura megalitiche, queste pietre? Ah, questo, io penso che delle pietre messe così come ornamentale. Ah, queste sono le mura. Queste sono le mura megalitiche. Chiaramente anche qua, oltre alle megalitiche, ci sono le mega cacate dei cani, perché in effetti gli sporcaccioni stanno dappertutto. E quindi anche rifiuti vari in genere. Allora, un po' di verde, un po'
Vabbè, mo vuoi assai dall'amministrazione di Altamura, di tu chiedi il verde e già sa che sta anziché di spazio, già un po' di un polmone per respirare, addirittura il verde. Ma che stai delirando, Nunzio, stai delirando, mi sa che questo spinning elettrico che fai alla piscina, l'elettroshot ho dato alla capo. Vabbè, quindi a questo punto segniamoci pure quest'altra cosa, anche quest'altra, diciamo, carenza, quest'altra, come? Ah, mi stava dicendo il signore che sta di fronte al balcone, lo puoi anche inquadrare, tanto è maggiorenne. Sei maggiorenne, sì. C'hai 18 anni? Ah, c'ha 28 anni, quindi mi stava dicendo, lo posso riprendere, mi diceva il signore affacciato al balcone che mancano, vedi, mi era sfuggita a me questa cosa, mancano i cestini dei rifiuti, non c'è un cestino di rifiuti, diciamo per tutte le mura megalitiche non c'è un cestino di rifiuti. Allora giustamente, chi mangia il gelato, il bambino che mangia il gelato, la banana, ci ho fatto, mette il cono del gelato in tasca, la buccia della banana, idem le deiezioni canine, e quindi questo fazzoletto di terra funge da discarica, funge da secchio di monnezza. Vabbè, io mi sono stancato, perché nonostante ogni giorno facciamo segnalazioni, non vedo da parte di chi dovrebbe intervenire, chi dovrebbe realizzare le idonee riparazioni, le idonee opere, diciamo, di ordinaria manutenzione, non vedo da parte loro un wish and blonde maccheron, un'accoglienza, perché altrimenti avrebbero provveduto a fare i lavori come con lo scorso sindaco. Ah boh, è durato picco, però quel poco che è stato, ogni nostra segnalazione dopo un po' veniva subito risolto il problema. Mi ricordo quel discorso delle case popolari comunali che erano proprio all'esterno in via Parisi, cioè erano proprio praticamente modello Kabul di bombardamento. Se andate a vederle adesso, sempre con la consigliatura, ci aveva promesso che ad aprile, diciamo di 2 anni fa, avrebbe realizzato. Se andate a vedere adesso, intonacati, belli, fatti, pittati, una cosa fatta bene. Ho altre cose, adesso non ricordo, marciapiedi, strade asfaltate, cioè subito provvedevano alla realizzazione, all'esecuzione di queste opere, nonostante, bastava l'assessore Cicimar, che salutiamo, anche se non rispondeva al telefono, però era abbastanza puntuale e, diciamo, manteneva i suoi impegni, cosa che adesso... Cioè, mi dispiace, allora, ripeto, io non ce l'ho con questa amministrazione, per l'amor di Dio. Però l'assessore Falcini ci ha contattato e tramite che ci ha detto? Tramite WhatsApp? È a disposizione. È a disposizione. Allora, assessore Falcini, visto che lei è a disposizione, se ha tempo, segua le nostre puntate. Ma non perché noi non vogliamo insegnare niente a nessuno, per l'amor di Dio, sono puntate, diciamo, di denuncia, di cronaca urbana in veste satirica, in veste così, non niente di, diciamo, di giornalismo proprio puro, assolutamente. Però se vi capita, anche in replica, di guardare qualche volta le nostre puntate dove denunciamo queste criticità, queste cronache urbane, non lo so, vi rendete conto che in effetti non sono chiacchiere, non sono cose inventate da noi, tipo questa pavimentazione della villetta di via Mura megalitiche, cioè vi rendete conto che in effetti non può esserci una pavimentazione così sconnessa con i dossi, tenendo conto che questa è una villetta frequentata da bambini. E quindi scongiuriamo un altro intervento alla Croce Rossa di altri bambini che magari si possono far male, le caviglie, le ginocchia e compagnia. Bella. Vabbè, concludiamo questa puntata. Noi monitoriamo sempre, cioè non è che noi facciamo puntata e poi ci dimentichiamo, poi magari vediamo un po' il comune che cosa fa. Parleranno come al solito in politichese, no, ma sa, il finanziamento abbiamo chiesto, casa, deposito e prestiti, così a comma, quater, quinter, cioè a che mezzo a parlare in politichese, e, diciamo, trovano sempre la pezza a colore. Allora noi politichese non lo
si può dire non lo capisciamo. Noi il portichese non lo capisciamo. Quindi parlate come mangiamo, parliamo come mangiamo in maniera chiara, diretta, e diciamo, vogliamo, diciamo, come dire, delle risposte certe. Sì, tipo, va bene, proveriamo tra 10 giorni, un mese, facciamo la gara, appaltiamo, sono lavori ordinari, nel giro di un mese, due mesi facciamo. Non, perché se iniziamo a parlare come di solito parlano tutti i politici, polvere, solo chiacchiere, più che polvere, solo chiacchiere. Eh sì, poi finisce il mandato, dice, noi non ci stiamo più, oppure danno la colpa sempre a quelli che stavano prima, cioè fanno sempre la dietrologia, loro si difendono e si parano il sedere sempre con la dietrologia, perché dice abbiamo ereditato, e quindi così loro credono, si mettono a parte civile sempre, no? Vabbè, comunque, concludiamo sempre questa puntata da via Mura Megalittiche. E domani una nuova puntata su Matera, giù, che poi Matera, vabbè, non ne parliamo, qui bene o male non siete capitale europea della cultura, quindi tutto sommato ci può stare, ma uno che fa il primo della classe, noi che siamo, cioè in Europa, Matera, in Europa, siamo i primi, siamo la capitale europea, cioè la cultura è di Matera, in tutta Europa Matera rappresenta la cultura, quindi non possiamo permetterci manco di mettere, che ti posso dire, un vaso di fiori con un colore sgargiante che non azzecca col contesto. Quindi immaginiamo come siamo monitorati e come siamo controllati e com'è difficile essere il primo della classe, perché se tu sei somaro e resti somaro, però il primo della classe è molto difficile restare in vetta. Questo è tutto. Nunzio, mi raccomando, salutami Agnese, l'istruttrice della piscina. Ah, Clara, l'istruttrice dello Spence Pinning Electric Show Orchestra. E salutiamo pure l'amica della focaccia, Maddalena. Home, no, quella è un'altra. Ma quella fa pubblicità con noi, quindi Maddalena. Ok, per oggi è tutto. Amici, QQQ, serve buon.